Buonasera a tutti, bentornati al TG11. Al culmine dell'ennesima furiosa lite, lo aveva sequestrato per costringerlo a dargli i soldi per comprare la droga. Lo ha picchiato e lo stava portando uno sportello bancomat per obbligarlo a prelevare il denaro. Vittima della brutale aggressione consumatasi nel tardo pomeriggio di domenica scorsa a Sovico, è stato un uomo di 64 anni, picchiato a sangue dal figlio tossicodipendente. I carabinieri di Monza, allertati dai vicini di casa, hanno bloccato ed arrestato il giovane. Ora le accuse di cui dovrà rispondere sono pesantissime: sequestro di persona ed estorsione. Il giovane è al momento rinchiuso nel carcere di Monza. Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Domus Technology SRL di Limbiate, l'allegatoria industriale che ha cessato la propria attività dalla metà dello scorso mese di gennaio, lasciando senza lavoro 37 dipendenti, alcuni dei quali vantano stipendi arretrati fin dallo scorso mese di ottobre. Dai 37 lavoratori rimasti a casa, solo due sono riusciti a trovare un contratto di lavoro a termine di un anno. Per gli altri non è nemmeno stata avviata la mobilità. Finora c'era andata bene, pensavamo di continuare. Così un insegnante e una casalinga si sono giustificate davanti ai carabinieri, dopo che ieri pomeriggio sono state denunciate in stato di libertà per furto. L'insegnante monzese, 42enne, e la casalinga, 28enne, avevano con sé tre tenaglie per rompere le placche antitaccheggio dei prodotti dell'Auchan di Monza. Si erano impossessate di merce, tra cui dei cosmetici, per un valore di circa 150 euro. Guardiamo ora il servizio sulla mostra fotografica che si è tenuta a Casatenovo. Si è conclusa in quest'ultimo weekend la mostra fotografica Fotoreporter a Casatenovo, organizzata dal gruppo amatori fotografici Cassina Bracchi, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e della Pro Loco di Casatenovo. La mostra, ospitata nella cornice di Villa Mariani, ha messo al centro della sua attenzione volti e personaggi del giorno d'oggi. La registrazione della vita quotidiana, i momenti di gioia e di festa, i momenti di comunità e di lavoro. Tutto questo immortalato dai fotografi casatesi, coadiuvati nella fase organizzativa della mostra anche da alcune delle numerose associazioni di volontari presenti in paese. Come più volte sottolineato dagli addetti ai lavori, un'iniziativa di grande interesse culturale da riproporre anche in futuro, magari in forma itinerante. La Pro Loco ha voluto patrocinare questa iniziativa per tanti motivi, in particolare perché il gruppo amatori fotografici di Cascina Bracchi è una componente essenziale di questa nostra comunità. È un gruppo che io ho chiamato all'apertura i custodi della nostra memoria, i custodi della memoria della vita del nostro paese che è fatta di condivisione, di accoglienza, di solidarietà. Loro hanno fotografato, hanno reso le immagini di momenti di raccoglimento, di lavoro, di condivisione, i momenti della festa, i momenti dello svago. E questa è una mostra, secondo me, assolutamente ben riuscita. È una mostra che ci rende orgogliosi, che è fatta da professionisti con grande competenza, con grande passione, fatta volontariamente perché ci regalano queste immagini in tanti momenti della nostra vita nel corso dell'anno. Siamo orgogliosi di questo e li ringraziamo. La Pro Loco non poteva sicuramente essere fuori, è stata felice, contenta e felice di patrocinare questa iniziativa. I motivi che vi hanno spinto a proporre questa mostra qui a Villa Mariani. Questa mostra non è stata improvvisata, devo dire. Perché è nata dall'idea che alcune volte ci chiedevano di seguire le manifestazioni come gruppo fotografico e a seguito di questo inizio, vedendo i buoni risultati, continuavano sempre di più a chiedere questo tipo di aiuto. E allora, strada facendo, ci è venuta questo tipo di idea, ma perché non si raggruppano queste foto per poter fare un piccolo break della nostra storia, come
contemporanea. Gli amatori fotografici Cassina de Bracchi sono anni che seguono tutte le iniziative a livello comunale, sia dal punto di vista sportivo, culturale, sociale, dal punto di vista civile, i consigli comunali più speciali o gli eventi, e dal punto di vista religioso. Quindi seguono costantemente e documentano tutta la vita del comune, della comunità di Casatenovo da diversi anni, e ci sembrava assolutamente indispensabile metterli in grado, la proposta è stata loro ma è stata subito accolta con entusiasmo, di poter riconsegnare un po' questi momenti che hanno immortalato della vita di Casatenovo ai cittadini del comune. Per questo abbiamo accolto immediatamente la loro proposta e li ringraziamo, rinnovo anche in questa occasione i ringraziamenti a tutti coloro che collaborano con gli amatori fotografici Cassina de Bracchi per aver realizzato questa mostra veramente significativa. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 2 giugno. Il cielo sarà nuvoloso con addensamenti sparsi, in particolare sui settori orientali, poi variabile con addensamenti isolati sui rilievi centro-orientali. Fino al mattino rovesci sparsi, più probabili sui settori orientali e meridionali. Possibili deboli precipitazioni anche sulle Alpi di confine. Nel pomeriggio isolati rovesci sulle prealpi centro-orientali. Neve oltre 2200 metri, temperature minime in aumento tra i 14 e i 18 gradi, massime stazionarie tra i 24 e i 29 gradi. Per stasera è tutto, l'appuntamento è per giovedì, domani è festa, una buona serata a tutti.